Buongiorno, oggi visto il periodo natalizio ho pensato di parlarvi di angeli e in particolare di un angelo che ha avuto la possibilità di contemplare la bellezza assoluta, la conoscenza assoluta, ma poi è caduto giù, ha battuto la testa e ha perso la memoria. E allora gli resta soltanto qualche lampo di una visione istantanea, totalizzante, che però sparisce immediatamente e gli lascia soltanto una vaga impressione. Questo angelo, secondo Massimo Cacciari, in questo bel libro L'angelo necessario, è quello che ispira il poeta, l'artista, un po' tutti noi. Cacciari descrive anche gli angeli di Klee. Klee si sforzava sempre di cogliere l'idea universale, no? Delle figure che rappresentava, fra cui questa che vedete, che ha proprio questo atteggiamento malinconico caratteristico di quest'idea, no? Dell'aver contemplato la bellezza ma averne soltanto un'immagine vaga e estremamente fuggevole. Dice Cacciari, confusi gli angeli precipitano qua giù nella nostra anima, nei suoi nomi, perché quest'anima pure li invoca, invoca l'invisibile di cui sono ferita testimonianza. In realtà il nome, l'angelo necessario, Cacciari l'ha preso da una poesia di Wallace Stevens che pubblica in apertura del libro e che dice, fra l'altro, «Io sono l'angelo necessario della terra, perché chi vede me vede di nuovo la terra, libera dai ceppi della mente, dura, caparbia, e chi ascolta me ne ascolta il canto monotono, levarsi in liquide lentezze, e affiorare in sillabe d'acqua, come un significato che si cerchi per ripetizioni, approssimando». Arrivederci.